La cultura rappresenta la cura di sé e dell'altro e perciò garantisce il superamento delle separazioni. Così il filosofo Aldo Masullo nella sua vivacissima prolusione che stamattina ha aperto, dopo i saluti istituzionali, le tre giornate della cultura, promosse dal Comune di Napoli e in corso di svolgimento fino a venerdì 5 nel magnifico convento di San Domenico Maggiore. Una adunata plenaria che chiama a raccolta le forze intellettuali, artistiche e creative della città per progettare in modo condiviso le linee d'azione delle politiche culturali cittadine, riconoscendo in primo luogo la funzione civica della cultura all'interno di una comunità. La cultura è tutelata dalla nostra Costituzione, ricorda argutamente il professor Settis, lo spread no. Io credo che siano innanzitutto tutti coloro che fanno mestiere di cultura a essere capaci di prendere delle iniziative. La cultura vive innanzitutto di volontà e di intelligenza. Poi viene anche il bisogno dei soldi, ma innanzitutto mettiamo in moto l'intelligenza. La cultura è la nostra capacità di essere cittadini. Obama ha detto che diminuire o annullare finanziariamente la cultura in tempo di crisi è come per alleggerire un aereo buttare fuori bordo il motore. Abbiamo fatto esattamente questo, stiamo buttando fuori bordo il motore. Ogni speranza di ripartire senza cultura, dividendo questi due ambiti, l'economia della cultura e pensando che l'economia abbia non solo la priorità, ma debba guadagnare tutto il campo, vuol dire condannarsi a non far ripartire nemmeno lo sviluppo economico, se è questo che si vuole. La ragione del degrado civile, del degrado del paesaggio è la mancanza di cultura. Ridare alla scuola il posto centrale che le assegna la Costituzione, ridare alla cultura il posto centrale che assegna la Costituzione, vuol dire difendere anche la libertà, l'uguaglianza, la salute, la democrazia. Io credo che l'importanza dell'economia ci sia sempre stata. L'errore di considerarla il potere dominante come se fosse una sorta di divinità occulta che ci governa dall'alto, come se avesse delle leggi naturali. Le cosiddette leggi dell'economia le abbiamo fatte noi, sono un fatto culturale. E come abbiamo fatto quelle leggi potremmo farne delle altre. Se riconosciamo che i diritti dei cittadini, uguaglianza, libertà, democrazia, salute, cultura, scuola, istruzione, eccetera, siano più importanti, dobbiamo modificare l'economia in modo che l'economia si aggiusti ai diritti e non viceversa. Un'iniziativa a cui aderiscono oltre 500 operatori culturali cittadini che lavoreranno in sette diversi gruppi tematici per sviluppare strumenti di indirizzo e di governo delle scelte pubbliche, compresi gli investimenti di risorse e l'utilizzo di fondi europei. Domani, giovedì 4, la mattinata sarà dedicata al ruolo della cultura nei percorsi di sviluppo della cittadinanza attiva, con le esperienze e i protagonisti di associazioni e gruppi che agiscono sul territorio. È un momento di confronto e di dibattito per costruire un programma di cultura della città, l'intento che nasce già dalla fine dell'anno scorso, anche sulla base di una volontà propria di mettere insieme intellettuali, persone, operatori culturali che si occupano di cultura e fare in modo che la città abbia un programma da consegnare al nuovo governo che possa parlare con forza per le prossime scadenze dei fondi europei che, come sappiamo, hanno un filo diretto sulle città, quindi prepararsi con i giusti strumenti, con le strategie, con una scelta di indirizzo che deve essere condivisa con le amministrazioni locali, cioè regione, comune, per parlare appunto al governo e all'Europa. Il libro è una merce o è un bene? Un disco è una merce o un bene? La cultura capitalistica ci ha insegnato che è una merce. Io credo che queste tre giornate ci devono far scoprire che sono un bene. Io prenderei una battuta di Troisi e la parafraserei. Lui diceva: io ricomincio da tre. Io direi: io ricomincio da me. Ognuno deve cominciare da se stesso.